amici, oggi vi faccio dono del Salmo 6 e di quanto ha suggerito la sua lettura e la meditazione al mio cuore, al maestro del coro per strumenti a corda, il numero 5 per esempio era invece per i flauti. Comincia e dice: Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, vengo meno. Risanami, Signore, tremano le mie ossa. L'anima mia è tutta sconvolta, e tu, Signore, fino a quando? Ah, volgiti, Signore, a liberarmi. Salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Io sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, il roro di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore, invecchio fra tanti miei oppressori. Via da me, voi tutti che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto, il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Arrossiscano e tremino i miei nemici, confusi, indietreggino all'istante. Vedete, cari amici, io cercherò di tradurvi i miei sentimenti, ma è chiaro che ognuno di voi tendenzialmente dovrebbe arrivare a farlo lui. E come fare? Bisogna riprenderlo, meditarlo. Io uso anche sottolineare i verbi, no? Per esempio, io sottolineavo i verbi che Dio compie. Non punirmi, non castigarmi, pietà di me, risanami, volgiti a liberarmi, salvami. Ascolta la voce, ascolta la mia supplica. Accoglie le mie preghiere. E poi l'ho ripreso pregandolo, ma cercando anche di capirlo. E così ho visto che i primi cinque versetti chiedo perdono a Dio di non punirmi, di aver pietà di me. E mi chiedevo, ma di che cosa, Signore, mi dovresti punire? Perché ti chiedo di non castigarmi nel mio furore? E mi viene in mente quanta gente alza questa pretesa, cosa ho fatto di male? Signore, non lo so gli altri. Ma io tutte le volte che non ti ho messo al centro della mia esistenza, tutte le volte che sono partito dai miei pensieri e non dai tuoi pensieri, tutte le volte che ho fatto secondo il mio desiderio o peggio, secondo i miei difetti, e non ti ho ascoltato. Per questo ti devo dire, Signore, perdona. Non castigarmi, pietà di me per i miei peccati. Signore, dammi lo Spirito Santo
che mi faccia capire i miei peccati. Dà lo Spirito Santo ai miei cristiani, che se io sono tanto superficiale, io tante volte vedo loro che lo sono come me o peggio di me. Signore, ti prego io per loro. Loro non hanno mica peccati. Loro si confessano. Oh, Signore, io cerco di imitare Francesco, di confessarmi ogni 15 giorni perché voglio fare le pulizie di fino nella mia anima, non le pulizie d'ingrosso. E se comincio a guardare dentro, quanti pensieri inutili. Quante parole, soprattutto magari non cattive, ma parole inutili, inutili, inutili. Ti chiedo. E poi grazie a te, tutto sommato, io mi sento nella pace. E allora ti prego per gli altri. La preghiera di intercessione, tu mi fai capire com'è importante, perché sei importante che io mi dia da fare per gli altri, sei importante che adesso in questa alluvione in Emilia-Romagna la gente si spenda per gli altri. Com'è importante spendersi anche per i peccati degli altri. E sentire dentro di me il grido, ne incontro di persone che hanno questo grido. L'anima mia è tutta sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando? Signore, faccio mio questo grido di tante mie sorelle, soprattutto. Fino a quando? Fino a quando? Grazie Signore che a me doni questi mesi, questi anni di pace profonda. Credo che lo fai apposta perché io possa consolare gli altri. Perché se io possa pregare per gli altri. E allora ti rivolgo la preghiera, mio Padre Celeste, fino a quando? Fino a quando? Questa gente dovrà inondare di pianto il suo giaciglio. Quanta gente non dorme, Signore. Mi viene in mente quella giovane donna che dice: ho fatto 2 ore di sonno e poi devo alzare per andare a lavorare. Mi sembrava di sentire un pugnale nella schiena. Non trovavo la posizione a letto. I miei occhi si consumano nel dolore. No, Signore, io non finirò mai di ringraziarti per me. E nello stesso tempo non finirò mai di invocarti per questi fratelli. Signore, sostienili tu, perché nessuno tra i morti ti ricorda. Nessuno negli inferi canta le tue lodi, salvali dall'inferno, Signore. Salva dall'inferno quella gente che lietamente, lietamente va incontro alla morte. Sì, come nel naufragio del Titanus. E si canta e si balla. E si scherza, e ci si ubriaca e ci si diverte. E intanto andiamo verso la rovina, ma non appena la rovina del mondo, la rovina della nostra vita. Come faccio a non pregarti per loro, Signore?
E poi concludo, Signore, con questa preghiera, dopo che ti ho pregato per i miei peccati, dopo che ti ho pregato che tu salvi dall'inferno me e tutti gli altri, dopo che ti ho chiesto di fare cessare questa lunga, lunga, lunga agonia per tante persone, questo lungo calvario, Signore. Ti prego e dico, scaccia via da me tutti coloro che fanno il male e che mi circondano. Signore, accogli la mia preghiera. Signore, ascolta la mia supplica. Signore, ascolta la voce del mio pianto. Mi vengono in mente tante mamme che sono strapazzate dai loro uomini. Io sento un po' tutta l'Italia, c'è ancora uomini che picchiano le loro donne, c'è ancora figli che insultano le mamme, c'è ancora figli che alzano le mani contro le mamme. Oh, care sorelle, care donne, care mamme, meraviglia della creazione, siete impagabili. Gesù, hai creato la mamma, hai creato la donna straordinaria in tutto. Difendile, difendile dalle malvagità dei loro figli che gli spezzano il cuore senza accorgersi, che gli rendono la vita insopportabile. E loro continuano a servirli, continuano a servirli, continuano anche sbagliando ad aiutarli. Oh Signore, ascolta la voce del pianto delle donne. E tu, Madonna Santa, accoglile sotto il tuo celeste manto. La donna è la vera forza dell'umanità e tanto spesso anche per la sua sensibilità, per la sua esagerata donazione a quella che la paga di più. Grazie Gesù, grazie Madonna che avete creato le donne, che avete creato le nostre mamme. E così sia.